anche. Eccoci, ce l'abbiamo fatta anche se un po' di corsa, insomma abbiamo fatto questo bel giro, ci siamo fatti accompagnare da Sergio Perez, pronto tra pochissimo a entrare con gli altri piloti alla Drivers Parade, non appuntamento della stagione di Formula 1, eccoci, ci risiamo pronti a raccontarvi il Gran Premio di Silverstone. È andata benissimo lei, speriamo possa fare meglio Felipe Massa. È andata bene invece a Sebastian Vettel, che ha stupito tutti dopo il Gran Premio d'Austria. Noi lo sentiamo sempre con Natalie Pinkham. Ti sei avvantaggiato della pista asciutta nel settore finale, ti sei sorpreso o semplicemente è stata una strategia perfetta da parte tua? Beh, fino a quel punto non eravamo riusciti neanche a mettere segni un tempo, quindi eravamo un po' chiusi in un angolo, quindi abbiamo deciso di uscire per dare un'occhiata alla pista. L'ultimo settore sembrava già piuttosto asciutto nel giro di riscaldamento, quindi per il giro cronometrato siamo riusciti a mettere la macchina davanti. Diciamo che ti aspettavi di poter essere il primo davanti a tutte le altre rispetto al Mercedes. Beh, possiamo esserlo, è difficile dirlo, possiamo dimostrarlo quest'oggi. E quanto è importante questa partenza è per te personalmente? Beh, senz'altro molto importante, perché superare non è così semplice in questa pista, ci sono parecchie curve veloci che non lo rendono semplice. Speriamo di poter fare una buona partenza, mantenere la mia posizione, magari mettere un po' di pressione a Nico e poi vedremo. Descrivi cosa significa guidare per un team la cui base è a pochi chilometri da qui, ci sono tutti i fan, le famiglie che arrivano qui a sostenerti. Sì, è vero, ci sono tantissimi ragazzi qua che lavorano nella fabbrica, che ha solo qualche curva di distanza da qui, avremo grande sostegno, magari non l'abbiamo in ogni gara, ma qui è davvero qualcosa di più speciale, perché come detto la fabbrica è a qualche chilometro da qui, ci sentiamo come il Gran Premio di casa. E quindi da questo punto di vista ne abbiamo tre di fila, Austria, questo e il prossimo ovviamente che per me è la Germania, ed è sempre bello correre davanti al pubblico inglese, sono molto corretti e vengono sempre in massa, il che è sempre molto bello. È un bel carico di responsabilità per un pilota che insomma deve continuamente dimostrare, nonostante abbia già vinto 4 mondiali consecutivi. Silverstone, lo sapete, il clima è sempre variabile, adesso il sole è lasciato, si è fatto coprire da qualche nuvola, vedremo cosa sarà in gara. Intanto però andiamo a sentire le sensazioni di Kimi Raikkonen. Speriamo di poter fare una bella gara quest'oggi, chiaramente lo può andare peggio di ieri, ma siamo un po' usciti in ritardo ieri, c'era troppa pioggia, quindi è andata male. E sei d'accordo con Fernando che c'è stata una brutta decisione da parte del team, oppure è soltanto sfortuna? Beh, una combinazione di cose, speriamo che non ricapiti. Tu sei fantastico, abbiamo appreso nelle corse con i tagliaerba, sapevi di avere questo talento? Non lo sapevo neanche io, forse è stata soltanto fortuna. Bello, bello sentire sorridere anche i piloti che non partono, non scattano là davanti. Sarà una bella sfida anche questa volta per Kimi Raikkonen. Allora, insomma, li abbiamo visti, i piloti tutti sorridenti, scendere dal pullman. Anche